Seconda lezione sulla quantità di moto. Oggi vedremo una nuova grandezza, l'impulso, strettamente legato alla quantità di moto. Il legame tra queste due grandezze nasce dal prendere in esame la seconda legge della dinamica. Abbiamo definito la quantità di moto come il prodotto della massa di un corpo per la sua velocità. E nell'esaminare la volta scorsa l'esempio di due carrelle, abbiamo visto che questa grandezza gioca un ruolo, per esempio, nell'esaminare fenomeni di urto, fenomeni di interazione fra due corpi. Bene, le interazioni passano necessariamente per le forze, e la forza è legata alle caratteristiche del moto, cioè accelerazione e velocità, tramite la seconda legge della dinamica, forza uguale massa per accelerazione. Allora facciamo un attimo un passo indietro e ricordiamo che cosa è l'accelerazione in cinematica. L'accelerazione è la rapidità con cui cambia la velocità, quindi rappresenta la variazione della velocità divisa per l'intervallo di tempo. Velocità finale meno velocità iniziale diviso istante finale meno istante iniziale. Tant'è vero che misuriamo l'accelerazione in metri su secondi, che è l'unità di misura della velocità, diviso secondi, cioè metri su secondi al quadrato. Ora, dal momento che l'accelerazione si può ottenere come rapporto tra variazione della velocità e intervallo di tempo, beh, possiamo riportare questa definizione all'interno della formula che esprime la seconda legge della dinamica e scrivere quest'ultima nella forma forza uguale massa per variazione di velocità diviso intervallo di tempo. A questo punto moltiplichiamo entrambi i membri di questa uguaglianza per l'intervallo di tempo delta t. Ne viene fuori che il prodotto della forza per l'intervallo di tempo è uguale alla massa per il rapporto delta v su delta t moltiplicato per l'intervallo di tempo. Abbiamo moltiplicato entrambi i membri della precedente uguaglianza per lo stesso numero, cioè l'intervallo di tempo. Possiamo subito vedere che il delta t e il delta t al secondo membro possono semplificarsi. Riprendiamo quello che è rimasto dalla semplificazione e abbiamo forza per intervallo di tempo uguale massa per variazione di velocità. Bene, riportiamo un attimo in un'altra pagina questa uguaglianza e facciamo un piccolo commento prima di proseguire. Forza per intervallo di tempo uguale massa per variazione di velocità. C'è da fare un'ipotesi relativamente alle cose che abbiamo appena scritto. La definizione di accelerazione, così come l'abbiamo richiamata, A uguale delta V su delta T, beh, in realtà questa è la definizione di accelerazione media, perché in un moto vario, in generale, il rapporto tra variazione di velocità e intervallo di tempo potrebbe dipendere dal particolare intervallo di tempo scelto. Questo rapporto si mantiene rigorosamente costante soltanto nel caso di moto uniformemente accelerato, cioè moto con accelerazione costante. Però, se facciamo l'ipotesi che l'intervallo di tempo delta t sia molto piccolo, sufficientemente piccolo da poter considerare approssimativamente costante l'accelerazione in questo intervallo di tempo, beh, allora questa relazione risulta valida. Nel caso più generale, questa relazione che abbiamo scritto è valida soltanto nel caso in cui durante l'intervallo di tempo delta t l'accelerazione e di conseguenza la forza si mantengono costanti. Quindi questa è valida soltanto nel caso di forza costante durante l'intervallo di tempo delta t. Fatta questa dovuta premessa e rinviando ad una fase successiva la discussione del caso più generale, cioè quando la forza è variabile, limitiamoci per adesso al caso in cui la forza si mantiene effettivamente costante durante l'intervallo di tempo delta t. Allora, in questo caso possiamo procedere ad elaborare ancora questa relazione e vedere cosa compare qui al secondo membro. Il prodotto massa per variazione di velocità può essere scritto, per quanto abbiamo visto prima, tenendo conto del fatto che la variazione di velocità non è altro che la differenza tra la velocità finale e la velocità iniziale. Quindi qui possiamo scrivere massa moltiplicato. Invece di delta V mettiamo velocità finale
meno velocità iniziale. Qual è la ragione di questa trasformazione? Beh, se adesso eseguiamo il prodotto della massa per ognuno dei due termini di questa sottrazione, abbiamo massa per velocità finale meno massa per velocità iniziale. Adesso ricordiamoci un attimo che cos'è il prodotto massa per velocità. Il prodotto massa per velocità, per definizione, è la quantità di moto dell'oggetto di massa m che si muove a velocità v. E nel caso specifico questa quantità di moto può essere calcolata alla fine o all'inizio. Fine e inizio relativamente all'intervallo di tempo delta t. Quindi questa è la quantità di moto finale e questa è la quantità di moto iniziale. Quindi questa differenza diventa p finale meno p iniziale, cioè delta p. Variazione della quantità di moto. Prendendo questo risultato e andandolo ad inserire nella versione modificata della seconda legge della dinamica, otteniamo il seguente risultato. Quindi prendiamo il delta P appena ottenuto e lo andiamo a mettere al posto di m delta V. E in questo modo otteniamo forza per intervallo di tempo uguale variazione della quantità di moto. Questo risultato va sotto il nome di teorema dell'impulso. Dare significato a questa particolare scrittura dobbiamo fare qualche esempio. Intanto, perché teorema dell'impulso? Beh, il nome prende spunto dalla grandezza che compare al primo membro, il prodotto forza per intervallo di tempo. Questo oggetto qui si chiama impulso e viene indicato solitamente con la lettera I maiuscola. È una grandezza vettoriale, in quanto il prodotto di una grandezza vettoriale come la forza per una grandezza scalare, cioè un numero, ovvero l'intervallo di tempo. Quindi il teorema dell'impulso può essere scritto nella forma I impulso uguale variazione di quantità di moto. L'impulso, dal momento che è composto dalla forza, è la causa della variazione di quantità di moto. La variazione della quantità di moto invece è l'effetto. Quindi questo è un modo diverso di leggere la seconda legge della dinamica. Nella scrittura originaria, la causa è la forza, l'effetto è l'accelerazione. Se noi invece di esaminare una situazione istantanea, che è quello che si fa nella scrittura della seconda legge della dinamica, andiamo ad esaminare ciò che succede durante un intervallo di tempo delta t, la seconda legge prende questa nuova forma. La causa della modifica dello stato di moto è l'impulso, che è composto dalla forza e dall'intervallo di tempo durante il quale questa forza agisce. La conseguenza di questo impulso è una variazione della quantità di moto dell'oggetto che si stava muovendo già prima. Di conseguenza, questa qui è in una forma diversa ancora la seconda legge della dinamica, ma risulta più utile nell'esaminare alcuni problemi, in certi contesti. Facciamo a questo punto un esempio, come avevamo preannunciato. Consideriamo una pallina che venga lanciata contro un muro. Quindi questa è la parete, questa è la pallina. La pallina si sta muovendo verso il muro con una velocità v. Quindi la pallina ha una quantità di moto iniziale che è data dal prodotto della massa della pallina per la velocità v. Ora, quando la pallina arriva contro il muro, l'esperienza ci dice che si ha un ritorno indietro, cioè dopo l'urto la pallina si ritrova in questa configurazione. Si allontana con una velocità che è uguale a quella precedente, ma con verso opposto, quindi diciamo una velocità meno v. È la pallina che ha rimbalzato contro il muro, esattamente come fa una pallina da tennis. Quant'è la sua quantità di moto finale?
La quantità di moto finale di questa pallina è data dal prodotto della massa per la velocità finale. Ma la velocità finale è questa. È uguale alla velocità iniziale, ma cambiata di segno, cioè cambiata di verso. Quindi, la quantità di moto finale può essere scritta nella forma massa per meno V, cioè, portando il segno meno all'inizio di questa espressione, meno massa per la velocità iniziale. Possiamo subito notare che questa è cambiata di segno uguale alla quantità di moto iniziale. Quindi si ottiene questo risultato. La quantità di moto finale è uguale a meno la quantità di moto iniziale, visto che c'è stato un cambio diverso. La pallina ha la stessa massa e la stessa velocità da un punto di vista numerico, ma il cambio diverso ha determinato un cambio diverso anche per la quantità di moto. E allora, se andiamo a calcolare durante questo fenomeno di urto e rimbalzo che cosa è successo alla quantità di moto, la variazione della quantità di moto, cioè la quantità di moto finale meno la quantità di moto iniziale, è data da, al posto della quantità di moto finale andiamo a mettere quella iniziale cambiata di segno. E quindi abbiamo meno P iniziale, meno P iniziale. Qui è fondamentale la natura vettoriale della quantità di moto. Se queste quantità di moto fossero scalari, noi avremmo una differenza fra due numeri uguali e questa variazione farebbe 0. L'intervento del segno meno, determinato dal cambio diverso, dovuto cioè alla natura vettoriale della quantità di moto, fa sì che la differenza tra la quantità di moto finale e quella iniziale, nonostante i valori di massa e velocità siano identici, dà luogo ad una variazione di quantità di moto diversa da zero. Precisamente qui abbiamo meno due volte la quantità di moto iniziale. Quindi la quantità di moto è effettivamente cambiata. Fondamentale, vi dicevo, il ruolo di questo segno meno, che fa sì che questa sottrazione in realtà diventa una somma. E abbiamo così, come variazione della quantità di moto, una grandezza che è addirittura il doppio in termini numerici rispetto alla quantità di moto iniziale della pallina. Cosa dice il teorema dell'impulso che abbiamo poco fa enunciato? Il teorema dell'impulso dice che l'impulso che agisce su un corpo in movimento è uguale alla variazione della sua quantità di moto. Ovviamente può essere letto anche al contrario questo teorema. Se c'è stata una variazione di quantità di moto, vuol dire che il corpo ha subito un impulso. E allora, anche nel caso della pallina che sta rimbalzando contro il muro, evidentemente, anche se per un intervallo di tempo molto breve, durante la fase di urto, quando la pallina ha toccato il muro, c'è stata un'interazione tra la pallina e il muro. Il muro ha esercitato una forza sulla pallina e questa forza ha creato un impulso. Ora, fin qui non sembra molto di nuovo rispetto a quanto già sapevamo sulla base della seconda legge della dinamica, però è fondamentale qui andare a esaminare il ruolo della forza e del tempo nel determinare un impulso. Vediamo subito che la variazione di quantità di moto da un punto di vista numerico è simile alla quantità di moto iniziale, addirittura il doppio qui. Quindi non è una quantità trascurabile. Se la quantità di moto è grande all'inizio, è grande anche la variazione di quantità di moto. Allora vuol dire che il muro ha esercitato sulla pallina un impulso molto grande, e questo nonostante la forza che ha agito tra il muro e la pallina, ha agito sicuramente per un intervallo di tempo molto molto breve. Quell'intervallo di tempo di durata dell'urto. Ai nostri occhi è praticamente istantaneo l'urto, in realtà c'è un intervallo di tempo piuttosto breve durante il quale effettivamente c'è stata un'interazione tra il muro e la pallina. D'altra parte, nel determinare l'impulso, giocano un ruolo sia la forza che l'intervallo di tempo. Trattandosi di un prodotto, ci sono due possibilità per avere un impulso grande come quello che ha modificato lo stato di moto della pallina. O è grande la forza, o è grande l'intervallo di tempo, o ovviamente sono grandi tutti e due, ma nell'esempio esaminato l'intervallo di tempo è piuttosto breve, in quanto la pallina tocca il muro per una frazione di secondo, e quindi per un intervallo di tempo che per i nostri standard è molto molto breve. Di conseguenza, per avere un impulso grande, con un intervallo di tempo molto breve, necessariamente deve essere molto grande la forza. Facciamo un esempio numerico. Se la pallina ha una massa di 50 grammi, cioè in chilogrammi significa 0,05 kg,
e la sua velocità iniziale è di 20 metri al secondo, una velocità possibile per una pallina lanciata con una racchetta da tennis. Beh, la sua quantità di moto iniziale è pari in termini numerici a massa per velocità, cioè 0,05 kg per 20 metri su secondi, il che equivale a, moltiplicando per 10 passiamo a 0,5, moltiplicando per 2 arriviamo a 1 kg per metri su secondi. E 1 la quantità di moto iniziale. La variazione di quantità di moto abbiamo detto che è data in termini numerici dal doppio della quantità di moto iniziale. Se qualcuno si sta chiedendo come mai non ho messo il segno meno, il motivo è che ora ci stiamo occupando del modulo, cioè soltanto della parte numerica. Il segno meno ha un significato vettoriale, cioè determina il verso di questa variazione di quantità di moto, ma se cerchiamo soltanto il valore numerico, il segno meno non risulta indispensabile. E allora, 2 volte quantità di moto iniziale vuol dire 2 kg per metri su secondi. Quindi questo è il valore della variazione di quantità di moto. Ora, supponiamo che la durata dell'urto sia, in termini realistici, abbiamo detto una frazione di secondo. Beh, non siamo in grado di dire esattamente quale frazione di secondo, ma facciamo un'ipotesi realistica. Supponiamo che la durata dell'urto sia di un decimo di secondo. Bene, allora noi sappiamo dal teorema dell'impulso che l'impulso deve essere uguale alla variazione della quantità di moto. E allora, se la variazione di quantità di moto è pari a 2 kg per metri su secondi, quanto deve essere grande la forza che ha agito, anche se per un intervallo di tempo estremamente breve? Beh, se l'impulso deve essere dato dalla forza per l'intervallo di tempo, ne segue che la forza deve essere data da delta P su delta T, variazione della quantità di moto diviso l'intervallo di tempo, che è un'altra forma della seconda legge della dinamica, anzi, forse quella più generale. La variazione della quantità di moto è 2 kg per metri su secondi, l'intervallo di tempo è un decimo di secondo, un decimo al denominatore diventa 10 al numeratore, quindi 2 per 10 fa 20 e la forza risulta essere di 20 kg per metri su secondi al quadrato. Ricordiamoci che questa combinazione di unità fondamentali rappresenta il newton, l'unità di misura della forza nel sistema internazionale. Quindi la forza è di 20 newton. Questo è un numero, cerchiamo di renderci conto in termini pratici cosa vuol dire 20 newton. Beh, per avere un'idea, 20 newton rappresenta grosso modo la forza peso di un oggetto che abbia una massa di 2 kg. Quindi quando teniamo in mano un oggetto con una massa di 2 kg, stiamo esercitando su di esso una forza di 20 newton. Tenendo conto che stiamo parlando di una pallina di 50 grammi di massa, il fatto che il muro stia esercitando una forza che equivale ad un peso di un oggetto che ha una massa di 2 kg è una forza piuttosto intensa. Quindi si capisce subito che l'intervallo di tempo gioca nell'impulso un ruolo, insieme alla forza, abbastanza delicato. Più breve l'intervallo di tempo, più intensa deve essere la forza a parità di impulso. Se la durata dell'urto è ancora più breve, supponiamo che l'urto abbia una durata di un centesimo di secondo. Beh, abbiamo già capito che esiste una relazione di proporzionalità inversa. Il prodotto forza per intervallo di tempo è determinato dal valore della variazione di quantità di moto. Quindi la forza è inversamente proporzionale alla durata dell'urto. Quindi se noi riduciamo l'urto ad un centesimo di secondo, beh, la forza da 20 newton se ne va a 200 newton. Se l'intervallo di tempo è un millesimo di secondo, la forza diventa 2000 newton. Quindi più grande è la forza, più piccolo è l'intervallo di tempo e viceversa. Ovviamente questa situazione può essere letta anche in chiave diversa. Se noi siamo interessati a far diminuire il valore della forza, per esempio, se dobbiamo ammortizzare l'urto tra due oggetti, succede ad esempio quando si vuole fare in modo che un'automobile, scusate il disegno da prima elementare, ma serve solo a rendere l'idea. Un'automobile viaggia ad una certa velocità, nel caso in cui dovesse urtare contro un ostacolo,
Vogliamo che la forza di impatto subita più che dall'automobile, dagli occupanti dell'auto, sia la più bassa possibile, in modo da minimizzare i danni subiti da chi occupa l'abitacolo dell'automobile. Beh, se l'automobile è progettata per deformarsi progressivamente, quello che succede è che la durata dell'urto diventa via via più lunga. Tanto più rigida è l'automobile, tanto più breve è la durata dell'urto, tanto più deformabile è la parte anteriore dell'automobile, tanto più grande è l'urto. Al limite, immaginiamo di collocare una molla, in termini pratici non lo facciamo, ma supponiamo di avere un oggetto molto deformabile posto davanti all'automobile. Questo oggetto non fa altro che rallentare la fase di urto contro l'ostacolo. Rallentare la fase di urto significa far aumentare il valore dell'intervallo di tempo. Se aumenta il delta T, a parità di variazione della quantità di moto, diminuisce il valore della forza. Quindi una delle strategie, conoscendo adesso il teorema dell'impulso, per minimizzare la forza di urto, è quello di allungare l'urto stesso. Più grande è l'intervallo di tempo, più bassa è la forza. Quindi questo ci fa vedere subito il ruolo giocato dalla grandezza impulso e dalla grandezza quantità di moto nell'ambito dei fenomeni di urto. In questo modo vediamo come la seconda legge della dinamica e la grandezza che abbiamo definito in queste due lezioni siano strettamente legate fra di loro. Legge scritta nella forma F uguale ma, che può essere scritta anche nella forma F uguale delta P su delta T, o anche forza per intervallo di tempo, cioè impulso, uguale variazione della quantità di moto. Nella prossima lezione vedremo invece qual è il ruolo giocato dalla terza legge della dinamica nell'ambito della grandezza quantità di moto.